Bentornati al Caffè Amaranto, nuova puntata di A Tutto Campo. Salutiamo Luca Magnanenzi, il nostro mister. Buonasera. Buonasera, sì, esatto, anche perché è piovigginosa oggi. Piovigginosa. Allora, è piovigginosa, è stata un po' sotto certi aspetti la partita che l'Arezzo ha pareggiato con la Pro Patria, una partita che lascia un po' da recriminare, intanto perché l'Arezzo comunque era passato in vantaggio e poi alcuni episodi hanno indirizzato la gara. Dimmi te quello che ha pesato di più: l'episodio dell'espulsione di Basit, il gol preso da Pelagotti, il rigore sbagliato anche dalla Pro Patria e quello non concesso su Tassi. Quale di questi quattro secondo te ha avuto più peso? Nessuna delle quattro. Ma non perché? Perché l'Arezzo non ha fatto il solito gioco, è questo che ha pesato, è questo che ha fatto la differenza. Se te conti le conclusioni nel primo tempo, credo siano state due, nel secondo tempo due e mezzo. Loro hanno segnato senza mai tirare in porta, quindi che ha pesato? Ha pesato il fatto che non sei riuscito a giocare come sai, perché non te l'hanno fatto fare. Oltretutto c'era sicuramente qualche giocatore sottotono e onestamente la scelta di Zini al posto di Persano non l'ho molto capita. Tra l'altro adesso tra poco sentiremo la voce di Dal Canto, perché gli è stata chiesta anche un'altra domanda, gli è stata fatta questa domanda, perché poi ha tolto Brunori nel secondo tempo. E lì come ti do una risposta dall'allenatore, come ho detto l'altra volta, l'allenatore ce l'ha tutta la settimana a disposizione, sa quali sono stati i problemi o i non problemi, quindi dalle scelte che ha fatto probabilmente ci sono state delle situazioni che l'hanno portato a fare questa formazione che ha fatto nel primo tempo, che poi ha deciso di mettere in campo anche nel secondo e l'ha portata fino a fondo. Sicuramente è un problema settimanale da allenatore, se la devo guardare da tifoso onestamente la capisco poco, insomma. Anche perché tante volte abbiamo detto che quando entra Persano Brunori fa quei movimenti che tipo esce dall'area, crea spazio e poi diventa ancora più devastante lo stesso Persano, esatto. Quindi togliendolo è vero che era in 10, però insomma credo che nessuno se ne è accorto che l'Arezzo era in 10. Questo, se uno entrava dopo l'espulsione di Basit e non sapeva che era stato messo fuori dal direttore di gara, non si sarebbe accorto che l'Arezzo era in 10. Ma detto questo, sono dell'opinione che Persano deve avere continuità di gioco, perché è un giocatore che su davanti fa a sportellate con tutti. È molto bravo nel prendere posizione, tant'è il colpo di testa che ha fatto, che è stato sì centrale, però probabilmente se avesse avuto una spalla come Brunori lo spazio era doppio. È un po' difficile da capire a livello tecnico, però è così. Persano secondo me è un giocatore che deve giocare sempre. Sentiamo, vediamo questo servizio e sentiamo poi soprattutto cosa ha detto Dal Canto, che è stato anche abbastanza critico, non voleva esserlo, poi gli ho fatto la domanda e lo è stato, sull'arbitraggio. Sentiamo. Sensazione di poterla vincere, paura di perderla dopo essere rimasti in 10 ed aver subito il pareggio, episodi arbitrali discussi, un 1-1 finale che può tutto sommato essere accettato di buon grado dall'Arezzo contro la Pro Patria. Amaranto in vantaggio in chiusura di primo tempo grazie ad uno splendido calcio di punizione di Brunori al quinto gol in campionato, mandato all'incrocio dei pali. Nel secondo tempo Basit, già ammonito, viene espulso per un secondo giallo tra l'ingenuo del giocatore e l'esagerato del direttore di gara. Arezzo in 10 che si fa raggiungere sull'1-1, stranissimo tiro cross di Mora da destra con Pelagotti che lo trasforma in gol. L'Arezzo subisce il colpo e rischia anche il KO, fallo di Zappella su Galli, le noci dal dischetto spara fuori. Gli Amaranto riprendono coraggio nel finale, prima Bruschi con la porta vuota viene murato da Zaro e poi Tassi, entrato dalla panchina, viene probabilmente steso in aria per un rigore che sembra colossale ma non per l'arbitro. Finisce 1-1 per l'Arezzo, terzo pareggio casalingo consecutivo nel mese dove saranno altre 4 le gare al comunale, sperando di tornare alla media di inizio stagione. È più l'espulsione che ha modificato il corso delle cose, è stata una partita difficile, come sapevamo, è la classica partita di Serie C. Alla fine, secondo me, il primo tempo ci ha meritato di andare in vantaggio, perché dopo i primi 20 minuti, dove la gara è stata equilibrata sotto tutti i punti di vista, man mano che si sono allungati i minuti abbiamo trovato più spazi tra le linee, abbiamo creato 3 o 4 presupposti per andare in vantaggio. Una volta che siamo andati in vantaggio, noi siamo anche squadra che tendenzialmente gestisce quello che fa. Dopo 5 minuti abbiamo subito l'espulsione di Basit, 40 minuti con recupero, quasi un tempo intero in uno in meno, ci può stare di far fatica, alla fine ci può stare pure l'infortunio di Pera, il calcio sono cose che succedono. Se no dovevo togliere Persano dopo 5 minuti, secondo me ammazzavo il giocatore, ma non per meriti o demeriti,
ho lasciato uno fresco, ho preferito rimanere con una punta e coprire un po' gli esterni, non però rinunciando ad essere offensivo, per quello ho inserito Bruschi uno dei due esterni, perché altrimenti avrei fatto solo che fase difensiva. All'inizio abbiamo provato a metterci uno dei due attaccanti larghi, però non posso chiedere loro di essere ligi a fare una cosa che è troppo diversa dalle loro abitudini. È andata così. Io credo che alla fine discutiamo degli episodi, compreso il rigore non dato a Tassi e compreso alla fine se Bruschi fa gol del 2-1, stiamo qua a dire che ho fatto un grande cambio, perché tanto il calcio va così, però non c'è problema. Vado sereno, oggi per me è un punto guadagnato. Ecco, a proposito degli episodi arbitrali, però insomma c'è di che discutere, sia del secondo giallo a Basit e soprattutto il nostro rigore su Tassi. Stiamo qua a discutere del più o del meno, poi fuori casa subiamo spesso situazioni ibride, perché io non parlo di decisioni di chissà che, subiamo decisioni ibride contro, poi vengono in casa nostra e subisco decisioni ibride contro. Se mi spiegano come mai succede, io vi posso rispondere. Con questo non vado cercando l'alibi a partita che ho pareggiato, non pensavo di vincerle tutte e vi ripeto che secondo me oggi è un punto guadagnato per come è andata la roba. Detto questo, si può fare come ha fatto oggi. Invece di perdere tempo a far cambiare i pantaloncini a Pinto o i calzettoni a loro, deve pensare a fare le cose giuste quando c'ha da farle, perché qua siamo tutti che lavoriamo per tentare di ottenere risultati e non mi va di sprecarle per queste robe qua. Dal canto no, dice è inutile che l'arbitro stia no, a dire a Pinto che deve cambiare, non ho capito che cosa, e, insomma queste formalità e poi sui fatti diciamo tangibili decide in questo modo. Ti chiedo, non è la prima volta che dal canto se la prende con l'arbitraggio, no? Ieri gli episodi sono stati abbastanza controversi, soprattutto secondo me chiaramente il calcio di rigore finale che poteva cambiare la partita. Quello era talmente netto che non si è capito anche perché l'assistente dell'arbitro non l'abbia poi concesso. L'arbitro era vicinissimo. Sì, ma detto questo, con l'arbitro non te la devi prendere se non riesci a fare la prestazione, perché loro sbagliano magari una decisione sì importante, come il tuo giocatore sbaglia un passaggio, il tuo portiere sbaglia un intervento o te sbaglia a fare la formazione, e quindi non te la devi prendere con l'arbitro. L'arbitro c'è, fa parte del gioco, fa il bello e il cattivo tempo, un giorno ti viene dato, un giorno ti viene tolto, ma credo che gli errori poi li facciano anche loro, non sono macchine. Il VAR non c'è, o perlomeno in Serie C ancora. Anche quando c'è, come vedi, sì, non è che vanno a guardarlo, perché vedi come ieri sera, no? Sullo 0-0. Esatto, fanno confusione, quindi credo che l'arbitro vada un po' lasciato a sé, è come il tempo, oggi lo fa buono, domani piove, quindi non serve a niente. È altresì vero che secondo me ci sono state una giornata storta, mettiamola così, è una giornata storta. Siccome è il terzo pareggio, c'è stata l'impresa di Piacenza, però in casa è il terzo pareggio consecutivo, no? Quindi l'Arezzo ha un po' rallentato, sono stati tre pareggi diversi, perché il Cuneo non sei riuscito a sbloccarla nonostante le tante occasioni, con la Carrarese ti hanno beffato all'ultimo, ieri, anche ieri sei stato in vantaggio, sei stato raggiunto, perché questo fatto di essere raggiunti comincia a diventare purtroppo no, una regola. Guarda, ti fermo subito, è un problema di gioventù, ok? La squadra è molto giovane, se ieri analizzavi le formazioni per data di nascita, noi avevamo poco 5-6 anni meno nel complessivo, anche, quindi è un problema solo di gioventù, va bene? Famosi tempi di gioco, famoso rallentare la palla, famoso buttarla anche in tribuna che loro ogni tanto l'hanno fatto. Serve anche questo in Serie C, no? Quando non riesce a fare la prestazione serve anche questo. Quindi riuscire a mantenere il vantaggio trovato con un gran gol di Brunori, perché ha tolto la ragnatela, e tenerlo in tutti i modi con i denti. Ecco, questo manca all'Arezzo. Mancano anche altre cose, però in questo momento manca veramente l'essere cinico, cattivo, da squadra matura. Noi non siamo una squadra matura ancora, siamo chiari. Ecco, ti chiedo se era anche da attendersi un calo fisiologico di risultati, intendo, non la prestazione ieri c'è stato anche quello, però in via generale la media che stava portando avanti l'Arezzo era abbastanza alta, sopra le attese. Sì, ma può capitare, perché come detto, sopra le attese, perché se c'era metà classifica nessuno diceva niente, cioè siamo su, siamo sempre lì, sono convinto che ci staremo, come ho sempre detto manca qualcosa e sicuramente verrà fatto qualcosa per aumentare quello che è il gap tecnico. Però in questo momento ci può stare che vinci fuori, pareggi in casa, oppure che ne vinci due in casa e ne perdi una fuori, o che ne perdi due di fila. Cioè, questo è un momento della stagione dove si diceva l'altra volta, si tirano le somme, dove siamo, cosa manca, cosa c'è, cosa non c'è. Tu avevi avvisato, come avevi
pronosticato, tra virgolette, più che pronosticato, avevi, diciamo, delineato quello che sarebbe stato lo scenario di Piacenza con la vittoria dell'Arezzo, avevi l'altra settimana, ti ricordi, avevi messo in guardia sulle difficoltà che proponeva questa partita con la Propatria. E si sono verificate, perché se te guardavi, loro hanno pressato fino alla mezz'ora del primo tempo molto alto, non ti hanno fatto quasi mai respirare. E chiaramente dopo anche loro a livello tecnico erano molto approssimativi, come già ti avevo detto. A livello tattico messi veramente bene in campo, perché ti coprivano tutte le linee di passaggio. Noi purtroppo facevamo ampiezza con molta con poca rapidità. Ecco. L'unica volta che abbiamo fatto di 1-2 veloci siamo andati al tiro e si è sfilato il gol con la gran parata del loro portiere nel primo tempo. Poi abbiamo trovato la rete, però sempre con giocate troppo lente per quello che deve essere il canovaccio tattico. E purtroppo queste sono squadre che ci faranno tribolare, questa tipologia di squadra noi la soffriamo. Ecco, per dire, già con l'Alessandria probabilmente riusciremo a fare il nostro gioco, sì. Stasera poi c'è Alessandria Piacenza, quindi vediamo come va a finire. Ci fermiamo un attimo e torniamo tra poco. Che a Famagato stiamo parlando del post e anche della gara tra Arezzo e Propatria. Dicevi prima, facevi complimenti a Javorčić, che aveva fatto a sua volta complimenti alla vigilia di questa partita, dicendo che l'Arezzo merita la posizione che occupa perché gioca forse in questo momento il più bel calcio della categoria. E ieri però, insomma, io quando c'è queste dichiarazioni diffido sempre un po', no? Perché ti stanno costruendo, un po', no? Sono uno stagno, nascondo la mano. È stato abile, perché comunque ha fatto quello che doveva fare la sua squadra. Perché è un allenatore, come se Arezzo, un marpione, navigato, conosce la categoria, sa quello che vuole dalla squadra, ha una squadra, come ti avevo detto l'altra volta, molto approssimativa e sta togliendo il meglio da ognuno, tant'è che loro l'hanno segnato senza mai tirare in porta, neanche col rigore hanno preso la porta, quindi perché se sta a ragionare, è una squadra veramente abbastanza problematica. Santana che sì, bel giocatore, ma può giocare a calcetto ora, no? In Serie C, tiene il pallone per sé, gli va regalato. E anche Le Noci è un giocatore a fine corsa, per il resto sono tutti giocatori da bassa classifica. Lui invece sta tramutando in Cigni da Anatroccoli, però insomma è una squadra veramente claudicante, secondo me. Sentiamolo Javorčić anche sul suo passato ad Arezzo, perché fece parte della squadra che con Mario Somma vinse il campionato stagione 2003-2004. Diciamo che è un pareggio figlia di una partita molto combattuta, interessante, c'erano episodi a favore e sfavore per tutte e due le squadre. Penso che comunque bisogna fare complimenti a questi ragazzi che sono scesi in campo, bisogna fare complimenti al pubblico, è stata una bella giornata di calcio sicuramente. Sicuramente, come lo è stato nostro alla fine del primo tempo, quando abbiamo permesso una punizione, quando il primo tempo era ormai finito. Cioè, quindi ripeto, poi c'è stato il rigore sbagliato nostro, ripeto, c'erano tanti episodi che potevano indirizzare la partita da una parte all'altra. Penso che alla fine dobbiamo essere contenti di questa prestazione, che figlia dopo ci prendiamo anche il risultato. Bisogna accettarlo, andare avanti, noi facciamo il nostro percorso. Comunque complimenti ad Arezzo, che è un'ottima squadra, merita di stare lì dove sta, è guidata molto bene. Poi insomma ad Arezzo è sempre molto difficile giocare, perché la curva dopo ti spinge, è una cosa molto bella. Arezzo che ha protestato, no, per l'arbitraggio, soprattutto l'episodio quasi finale del secondo tempo, l'ha visto lei? E guardi, è molto difficile da campo commentare, sia nel bene che nel male, cioè, quindi sia episodi che ti fanno a favore o a sfavore veramente. Quello che decide l'arbitro, noi magari potevamo magari contestare nel primo tempo, sono cose che capitano, bisogna accettare. C'è il risultato e prendersi le prestazioni e fare complimenti a tutti. Emozioni di ritorno in questo stadio? Sicuramente grandi. Arezzo è stata una tappa della mia vita, non solo calcistica, importante. Sono stato qua 3 anni. Tra poco sentiremo anche Alberto Pelagotti. Ieri lui dice: è stato un mio errore. E qui dice capita, insomma, io gli ho detto porta cioè quel palo è stregato, perché è lo stesso palo dove, con due dinamiche diverse, però è sempre quel palo lì. Ma Pelagotti, che gli dici? Ha portato tanti punti in cascina, poi tant'è che ha fatto una strepitosa parata alla fine della partita.
che gli dici a Pelagotti? Come, non gli puoi dire niente, ci sta, non si deve scusare con nessuno, è un professionista, il suo errore sicuramente, l'errore del portiere è un errore che vedono tutti, l'errore del centravanti lo vedi meno e si nota meno, però c'è poco da dire, questo è un signor portiere, chapeau. Te di alta categoria, insomma, alta, averceli giocatori così. Basit, come vogliamo dire, a me nella dinamica dell'azione è sembrata un secondo giallo esagerato per com'era la dinamica dell'azione. È vero che lui era già ammonito, magari ci poteva stare attento, è la seconda espulsione della sua stagione, però a me è sembrato francamente esagerato. Sì, allora, tanto è sempre opinabile, no? La decisione dell'arbitro, però lui è un giocatore scomposto. Okay, quindi i falli che ha fatto, uno nel primo tempo fra l'altro gliel'ha abbonato, ha fatto tre falli, uno più scomposto dell'altro e l'ha cacciato fuori. Queste sono le problematiche di Basit, no? Che ancora è un 99, quindi deve crescere, si deve fare le ossa, probabilmente in questo momento ha bisogno di fare un po' di campo, un po' di panchina, qualche volta magari anche un po' di tribuna, perché gli fa bene, perché lo forma. Evidentemente in questo momento adesso non ne può fare a meno. Però così facendone a meno e giocando un 10, insomma, non ti serve a niente, bisogna essere bravi a gestirlo tutto qua, e lui sicuramente verrà fuori un gran giocatore alla lunga, ma in questo momento è un 99, si torna lì, è troppo giovane. Ecco, anche invece la crescita di Brunori, no? Perché adesso comincia a segnare da tutte le posizioni, in tutti i modi, adesso addirittura con questo bellissimo calcio di punizione che l'ha buttata all'incrocio dei pali. Se ti ricordi, tanti anni fa c'era qualche centravanti un po' datato, che ha giocato anche nella Fiorentina, senza fare tanti nomi, che è venuto fuori a 26 anni e si è ritagliato uno spazio anche in Serie A. Questo è il classico giocatore, come si dice, onesto, okay, che fa della vigoria, della cattiveria, dell'intensità, dell'applicazione la sua arma migliore. È logico, lavorando in un ambiente come Arezzo, dove ci sono tecnici preparati, il livello tecnico è veramente ottimo, cresce anche lui. Quindi da un giocatore che in Serie D ha fatto bene, qui farà non benissimo, di più. E piano piano si ritaglierà un grande spazio, secondo me, in categorie superiori. Adesso sentiamo proprio Pelagotti e Foglia. C'è poco da dire, insomma, è stato un mio errore, nonostante, se vogliamo trovare delle scusanti, insomma, ero improntato a prendere la palla in mezzo perché pensavo la crossasse, però poi è partito un tiro talmente strano, penso l'abbia colpita pure male, che non ho capito nemmeno io in una frazione di secondo quello che mi è successo, mi sono solo ritrovato la palla dentro e purtroppo c'è poco da dire, è un mio errore. Stato d'animo, si può parlare di stato d'animo, nel senso si sta facendo un grandissimo campionato, quindi siamo ancora lì, siamo in lotta, sappiamo quello che vogliamo, cercheremo di dar noia fino alla fine per cercare di portare a casa il campionato, quindi non è che un pareggio ci penalizza a livello mentale o roba del genere, anzi la prossima volta dobbiamo ripartire già dalla prossima cercando di vincerla e niente. Però siamo uniti e compatti sicuramente. Difficile l'ultimo intervento su Santana, che è sembrato, insomma, una bella parata. Sì, è stata una bella parata, però poi alla fine quelle lì contano poco quando fai gli errori, l'errore che ho fatto, quindi alla fin fine stringi, era meglio prendere gol lì e non prendere gol sull'errore, però capita. Pallo stregato quello, visto capita. Che c'era stato anche il gol di Piscopo, era sempre da quella parte lì. Sì, il gol di Piscopo non era colpa mia, tirato da un metro, lì c'era poco da fare, però qui oggi invece sì, però vabbè, sono situazioni, il calcio fa parte del gioco, se no altrimenti giocherei nella Juve, non nell'Arezzo. Le noci l'ha ipnotizzato e ha tirato una bomba, ma fuori. Sapevamo che lo tirava lì, avevamo studiato tutta la settimana i rigoristi, insomma, quindi forse se la palla era in porta magari lo paravo pure, però insomma eravamo abbastanza tranquilli. Più che altro non era rigore, questo è poco ma sicuro, perché visto dalla mia angolazione, dalla porta, non era assolutamente rigore. Senti, a Basita avete detto qualcosa nello spogliatoio, Alberto, pure no? Io personalmente no, perché non ho avuto la possibilità di vederlo, però giustamente qualcosina gli va detto, se no è la seconda volta che succede, non può succedere, perché questa è una partita come tutte quelle che giochiamo, fondamentale, non possiamo lasciare questi punti per errori del genere, anche il mio, voglio mettere anche il mio, non è che il mio non è stato un errore di poca rilevanza, però
soprattutto il suo che ci ha lasciato in 10, magari se siamo in 11 possiamo sempre riprenderla. Perché se anche lì forse è sembrato un po' esagerato il secondo giallo. Sì, un po' esagerato, però sai, sono falli di gioco, quindi magari ci può stare. Se vogliamo essere puntigliosi, magari butti fuori Basit, non dare rigore, oppure concedi rigore a noi alla fine, che non l'ho visto sinceramente, non posso dire niente, però mi hanno detto in tanti che era rigore. Purtroppo diciamo che gli episodi indirizzano le partite, lo sappiamo da sempre, soprattutto in Serie C, dove ci sono parecchi scontri, parecchi falli, parecchie situazioni ibride che oggi non ci sono andate a favore. Quindi comunque analizziamo che portiamo a casa un punto importante per come si era messa la partita e guardiamo avanti, perché domenica c'è già una partita importante sempre in casa e quindi vogliamo tornare a vincere. Per come si era messa, dai, 45 minuti in 10 non è mai facile, poi subisci un gol un po' in una situazione così strana. Alla fine potevamo vincerla, quindi comunque abbiamo fatto la nostra partita, abbiamo portato via un punto in una situazione non facile, perché poi ci si mettono anche rigori dati e non dati. Comunque è un punto guadagnato, come dice il mister. Per me è rigore tutta la vita, quindi di qua l'ha dato e non l'ha toccato, di là è rigore e non lo dà, però sono quelle situazioni, purtroppo, come ho detto prima, situazioni ibride dove l'arbitro, non lo so, si fa ingannare forse anche dal modo in cui cade un giocatore rispetto a un altro, e purtroppo su quelle possiamo far nulla se non recriminare, però guardiamo avanti, dai. Dopo il rigore che ha fallito Noci, avete avuto coraggio, no? Avete anche dato la sensazione di poterla vincere, tanto che Bruschi ha avuto quella grande occasione. Sì, dai, ci siamo rimboccati le maniche, perché stavamo soffrendo forse più del dovuto, anche se eravamo in 10, però abbiamo fatto la partita che dovevamo in quel momento. Chiaro che quando vediamo che sbagliano il rigore, noi riusciamo a toccare anche. In parecchi ci crediamo. Penso che dimostra di partire in partita di poterci stare in queste posizioni, al di là che sia primo o secondo posto. Voi sentite di poterci stare? Ma noi sinceramente guardiamo di partita in partita, perché poi, come dimostrato anche oggi, quella col Cuneo, squadre materasso, tra virgolette, o partite facili non esistono, soprattutto in Serie C, quindi dobbiamo guardare di partita in partita e cercare di vincerne il più possibile e fare più punti possibile. Rieccoci tornati al Caffè Amaranto di Rento Trieste. Tra pochissimo vi faremo ascoltare le interviste che ha realizzato il nostro Edoardo Carrai nella serata del Museo Amaranto, in cui era la serata dei grandi portieri. Non ha portato, questo non è colpa di nessuno, non ha portato proprio bene. Sì, mi ha detto che è stato contento di vedere quella che è stata la partecipazione, insomma. E c'era Nando Orsi, c'era Tardioli, insomma, e altri portieri, soprattutto Nando Orsi, che ha presentato il suo libro, e tra poco lo sentiremo. Parla anche del calcio, come vede i portieri di oggi, come vede anche la Serie A di oggi, non solo, insomma, quindi tra poco lo sentiremo. Cambiato notevolmente. Infatti lui dice che però secondo lui la scuola dei portieri sta riprendendo, come dire, pigolo. E poi sentiremo anche Tardioli sui ricordi della famosa partita di Pistoia, però prima voglio chiederti sui i giocatori che sono entrati, in particolare Bruschi, che ha avuto l'occasione anche di segnare il 2-1, mi è sembrato che entrare bene in partita. Pimpante, sì, l'ho visti molto, molto attenti, molto reattivi, ma si ritorna al vecchio discorso, no? Riesce, la parola di Alcanto è anche questa, riuscire a dare spazio piano piano un po' a tutti. Si scaldava anche Shaw, perché si è scaldato, ma più che altro guardava la partita. E la parola di Alcanto proprio questo, riuscire a motivare chi butta in campo, chi mette in campo, danno sempre tutti il massimo. Dopo purtroppo non sempre si vince, no? Magari ieri avessimo vinto, tutto quello che era successo andava in cavalleria, invece no, c'è tanta bravura da parte di Alcanto, può commettere degli errori, ma c'è tanta bravura. E sono una dimostrazione, due innesti che ha fatto alla fine. Ora ti chiedo, tu hai detto, no, con l'Alessandria, diciamo che probabilmente sarà una partita più aperta e quindi potrebbe più adatta alle nostre caratteristiche. Siccome nel mese di dicembre, quella di ieri era la prima di 5 partite, un calendario stranissimo, 5 partite su 7 a dicembre, tra cui quella Santo, si giocherà il 26 dicembre, quindi a meno che non cambino il calendario, l'Arezzo lo giocherà in casa e due fuori. In casa giocherà con l'Entella, che è l'ultimo grande avversario che gli manca da affrontare.
Ecco, considerato che ultimamente sta trovando più difficoltà in casa a livello di risultati che fuori, può essere, ecco, un gioco, uno scherzo del calendario? No, dipende dall'avversario che vai a incontrare. Se è un avversario di alta classifica si vedranno delle bellissime partite giocate al calcio come si deve. Se trovi un avversario che deve racimolare punti in tutti i modi, vedremo partite come quella di ieri, come quella col Cuneo, come quella anche col Pontedera, che sostanzialmente era sulla falsa riga di queste due che ti ho detto. Dopo l'abbiamo sbloccata e chiusa. Ieri, se facevi il 2-0, chiusi i lavori. Con la Carrarese ci poteva stare, magari ti facessero gol, perché è una squadra di alta classifica. Ieri ha dimostrato dando 5 pappine alla propria scienza. Però dipende dalla squadra che vai a incontrare, se è di basso o se è di alta classifica. Solo il discorso tecnico farà la differenza. Beh Luca, adesso noi ci guardiamo queste interviste con Nando Orsi e Michele Tardioli. Grazie a mister Luca Magnanensi e vi lasciamo a queste interviste, questa marcord dell'Arezzo con due grandi portieri della storia Amaranto. È rimasto un pezzettino di cuore amaranto, Nando? No, più di un pezzettino. C'ho la famiglia qua, c'ho i miei figli che vengono spesso, sempre, e quindi ormai sono stato adottato da questa città e quindi mi sento, non dico aretino a tutti gli effetti, però ci vengo sempre molto volentieri. Di quei periodi che cosa ti ricordi? Allora, quando fai il lavoro che ti piace, fai lo sport, fai il calcio, sei in una città che ti vuole bene, giochi a livelli importanti, non ci possono mai essere cose brutte, anche una retrocessione non è mai brutta perché fa parte della tua professione. Noi abbiamo subito una retrocessione, però alla fine fai il tuo mestiere, fai quello che ti piace, stai in una bella città e quindi nella vita io ho sempre detto che noi giocatori, quando ci dico andiamo a lavorare, io allargo gli occhi e dico, beh, lavorare è un parolone, altri hanno lavorato, noi abbiamo fatto delle buone cose, abbiamo fatto un lavoro che dove ci pagavano, c'era lo sport, e quindi parlare di lavoro no, ci siamo sacrificati e quindi in un ambiente dove ti vogliono bene, dove fai dello sport è sempre bello. Comunque avete dato, se non altro, grandi emozioni a tante persone. Sì, no, ma è poi lo scopo del nostro lavoro, quello di regalare emozioni, anche se poi delle volte gliele dai, delle volte no, però l'impegno è sempre massimo, quello non è mai mancato. Senti, dopo hai avuto l'accesso alla Serie A, insomma, sicché sei andato in una città che conoscevi. No, beh, io sono venuto dalla Lazio dove avevo già giocato in Serie A, sono venuto qui ad Arezzo in Serie B, ho giocato 4 anni, poi sono ritornato al luogo di appartenenza e lì poi dopo ho ripreso una carriera, ho continuato una carriera fino al 98 dove poi ho smesso e ho cominciato un altro tipo di carriera, quella da allenatore, quindi diciamo che mi sono divertito, sono stato fortunato. Senti, di quel periodo sono rimasti degli amici? Beh, Menchino Neri è un fratello, Andrea Mangoni, Stefano Butti, quindi tutta gente, che Rosario Sasso ogni tanto vedo, quindi tutti i ragazzi con i quali quando vengo qua cerco sempre di condividere qualcosa, dei bei ricordi, ma anche del presente. E quindi sono ragazzi per bene, sono veramente ragazzi per bene, quindi quando io torno qua mi sento a casa, mi sento in famiglia. E parlando nel panorama nazionale dei portieri, se secondo te sembra quasi tutti i portieri siano stranieri, che noi li adottiamo, tipo Alisson e via discorrendo, e sembra che non abbiamo più quella strada, quella storia di grandi portieri? Beh, adesso sta ricominciando, no? Quindi se faccio l'esempio di Donnarumma, poi dico Cragno, poi dico Meretta, poi dico Scuffè. Poi c'è Sirico che è un sempreverde, c'è una scuola di portieri che ha ricominciato ad avere il coraggio di avere delle responsabilità, perché poi fare il portiere è soprattutto avere delle responsabilità importanti. C'è una scuola italiana che sta rivenendo fuori dopo un periodo dove sono arrivati così tanti stranieri che delle volte io mi domando se non era meglio far giocare i ragazzi della primavera piuttosto che far giocare degli stranieri che sono arrivati da altri campionati che poi dopo la fin fine non hanno lasciato niente. E quindi invece adesso è ritornato di nuovo in auge la scuola italiana dei portieri, infatti sono tornati
a fiorire i nostri portieri, quindi ne abbiamo 5 o 6 che sono importanti. In prospettiva futura, secondo me, possono anche dare delle grandissime soddisfazioni. Secondo te Mancini sta lavorando bene con la nazionale? Sì, Mancini sta lavorando bene. Ovvio che fare peggio di quanto si era fatto prima era difficile, e quindi ovvio che adesso non dico che è tutto in discesa, ma quasi. Lui sta provando un nuovo modo di interpretare il calcio che qui in Italia si è visto in poche squadre. Penso al Napoli di Sarri, penso al City di Guardiola, al Barcellona, cioè questo tiki-taka un po' esasperato, che però poi dopo deve produrre anche delle azioni da gol, dei gol, però almeno c'è un'identità di gioco, quindi sta provando a portare giovani interessanti, cosa che invece nelle altre gestioni c'era poca voglia di portare, perché si raggiunge il risultato. Lui in questa Nation League che ha fatto ha prediletto di più far giocare i giovani che il risultato, poi i risultati verranno, perché sicuramente lui è uno capace. Senti, gli ultimi tempi sembrava quasi che la famosa difesa riconosciuta italiana, fortissima, fosse scomparsa. Secondo te c'è qualche giovane che può... Sì, diciamo che adesso sono i vecchi quelli che la fanno da padrone, perché Chiellini e Bonucci sono intoccabili come difensori centrali. Però io penso a Romagnoli, penso a Caldara, penso a Rugani... tutti giovani giocatori, difensori che si stanno mettendo in luce, e quindi il futuro secondo me è buono, secondo me è un futuro tra portieri e difensori che può ritornare quello degli antichi fasti, no? Quando noi in Italia avevamo i portieri forti e i difensori forti. Manca l'ultima cosa, il centravanti, però si può lavorare su questo. Rivedere Taglioli prima di tutto è una gioia, l'epoca ce ne ha date tante di gioie. Ti ricordi la partita di Pistoia, no? Sì, no, è una partita indimenticabile, ma le gioie avute dall'Arezzo sono state altrettanto, devo essere sincero, dunque credo che siano state ricambiate tutte. Senti, ancora ripensando a quel momento di Pistoia, che cosa ti viene in mente? Oh, vabbè, è un'immagine che rimarrà indelebile nella mia mente, perché quel muro di tifosi, quell'esodo di tifosi aretini, quella vittoria tanto, tanto sospirata, tanto aspettata, quanto inaspettata, perché alla fine, cioè, all'inizio del campionato non eravamo partiti per il salto di categoria, ma per fare un campionato dignitoso, e credo che la gioia è stata immensa da parte di tutti. Credo che fu bello anche come vi eravate compattati negli spogliatoi. Beh, quello credo che sia stata una delle armi in più che avevamo, le capacità di Serse, di Cosmi, di compattare il gruppo, di renderlo unico con un unico obiettivo, è stata una delle armi vincenti sicuramente. Quando lo vedi come commentatore ti viene un po' da sorridere, visto che è molto sanguigno comunque sempre? Ma sinceramente ci vediamo spesso in quel di Perugia, una volta a settimana andiamo a cena lui con Grilli, e a volte anche con Simone Martinetti, dunque non abbiamo sfaldato il vecchio gruppo di Arezzo di quegli anni. Diciamo che sì, siamo in contatto, non continuo, ma in contatto ogni tanto ci sentiamo, gli auguri di Natale ci facciamo spesso con Di Loreto, con Ottolina, e dunque sento diversi giocatori, sì.